Ciao ragazzi! Che bello, finalmente Nancy! Dopo tanti anni! Dopo tanto tempo che abbiamo fatto tantissimi video sui nostri canali YouTube assieme e finalmente Nancy è tornata! Yeah! Con una challenge! Ve ne ricordate? Lasciate tanti like se vi piacciono i video con Nancy, così ogni tanto quando lei viene a Napoli o vado a Roma facciamo questi video e li carichiamo a volo, anche perché poi abbiamo anche una nostra vita, vogliamo stare assieme, poi adesso lei viene a Carita Shop, in negozio, a incontrare follower, quindi abbiamo tante cose da fare, però ci fa sempre piacere registrare un nuovo video. Perché ci divertiamo. Sì, tantissimo, like, bene. Mia sorellina Nancy, sono troppo gasata, è troppo bella. Questo video mi piace un sacco. A lei piace perché così si abbomba. Ma innanzitutto andate sul canale di Nancy, iscrivetevi al canale di Nancy e guardate anche il video che carichiamo sul canale di Nancy, perché come al solito noi facciamo sempre due video. Uno lo carichiamo in contemporanea sul mio canale e uno sul canale di Nancy. Il continuo di questo, sì, sarà. Dove ci sono anche io, però in una veste un po' più particolare, insomma, andate a vedere. È sempre più strana, un po' ubriaca, sì, ma voglio svelarvi tutto perché io mi ubriaco di patatine, snack americani. Questo è il nostro challenge. Finalmente un ritorno degli snack, sono snack americani autentici che ho comprato in un negozio americano. Pieni di schifezze, schifezze, ma ogni tanto ci vuole, dai. Ci vuole, l'abbiamo fatto l'anno scorso, dopo un anno, adesso ci intossichiamo con queste schifezze e da domani ricominciamo healthy Carlita style. Sì. Cosa? Io ce l'ho sotto il naso da ieri che me l'ha fatto vedere. Le voglio troppo provare. Sono le Pringles pizza. Cioè raga, Pringles pizza, cioè tutta la pizza fila, cioè la patatina fila. Sì ragazze, la patatina fila, no, di mozzarella. Iniziamo. Senti l'odore. Oh, pizza. Cioè la pizza napoletana. La pizza napoletana. Giuro. A me sento molto il basilico più che altro. Raga. È buona. Appena l'assaggi sembra tipo una patatina a più gusto. Poi quando la continui a mangiare si sente molto il formaggio. Si sente tantissimo il pomodoro e il formaggio. Buonissima ragazze. Allora, ci sarà il male dentro, ma è buonissima. Raga, non compratele perché queste c'hanno droga. Il male dentro. Però è buonissima. E io come voto gli do 8. Io come voto le mangio tutte. Ma questa già lo so, pure negli altri video si mangia tutto quello che c'è. Precisiamo che questo è un video assaggi, ma Carlita mangia, non assaggia, io mangio proprio, quindi non me lo dico. Quindi ora devo togliere tutte le cose da mano. Ma poi la cosa bella delle Pringles, carissima Nancy, ti do questo consiglio di mangiare a pacchettini, no due, anche tre, guarda, questa è la Pringles Challenge. Prendere tre pacchettini di Pringles. No, aspetta, questo pure poi c'ho io. Vai. Un, due, tre. Oh! Wow. Oh, papà, io no. 8, tu mi dai? Uguale. Yeah. Facciamo dolce salato che a me piace tanto, mischiare con okay, questa, sta tortina che mi ha ispirato quando l'ho presa. Troppo carina. Al cioccolato e dentro dovrebbe esserci la panna. Sì, ma è tutta cioccolata. È una merendina. Mi giuro, mi sembra tipo quelle cose di bing bing. Oddio. Sto un po' sciogliendo anche banano. Mamma mia. L'odore. Mi sembra la fiesta. Sì, odore di fiesta quando andavamo a scuola. Io do un passetto in qua, tu dirai. Un mossetto? Vabbè, questo è un morsone. Hai visto dentro che c'è? La panna? Buonissima. Fammi dire. Voto 9, ragazzi, è molto buona. È piena d'oro di panna. Sì, con la mezzosa, ma è buonissima. Otteniamo con questi che sono? Questi sono condos. Sono a formaggio, sono dei snack strani al formaggio. Oh, ok, apriamoli. Non capisco da cosa c'è scritto. Ragazze, queste challenge vanno fatte senza leggere gli ingredienti, contrariamente a quanto fa Carlita. Non leggete gli ingredienti, non leggete nulla, mangiate, non pensate che non siano il male, ma sì, è tipo una festa oggi, è un party. Sì, esatto, poi stasera ripiangeremo. Sono dei cilindrini formaggiosi. Oddio, sono dei cilindrini. Ma dentro che c'è? Ma dentro c'è la crema. No vabbè raga, allora sono tipo dei rotolini, ma dentro c'è una crema di formaggio tipo è affumicato. No vabbè. Vabbè,
No, vabbè, sono top, raga. Questi pure. Oh, finemmo ho comprato cose proprio sfiziose. Finemmo ancora non l'hai sfizioso. Buono. Lo mangi poi. È dentro è morbido, è cremoso. Molto buono. Voto 8,5. Io do anche 9. Perché sono buoni. Perché non mi piacciono. Non è fatto, notato. Aspetta, questi qua ragazze, guardate, alla fine sono gli Oreo nuovi. Ah, ora facciamo questo, ragazze. Queste vedete sono delle caramelle. Ci sono alcuni gusti che sono buoni e altri cattivi. Già so a chi capiterà il gusto cattivo, vai. E per esempio, queste verdi, no? Ci sono alcune a lime e alcune a lone clippings. Che non so cosa sia. Bello, che bello, dai, vediamo. Proviamo. Cioè, alcune sono a fragola e altre invece sono a un latte avariato. Ma sì. Che schifo. Allora, quindi l'azzurra che dovrebbe essere? Allora, dovrebbe essere o dentifricio oppure berry, se penso che sia tipo un frutto. Com'è? A me la verde o lime oppure scorreggia. Dentifricio. Che schifo! A me lime, buona lime. Stronza, questa marrone che cos'è? O cacco o cioccolato, immagino. Oh mio Dio, sì, o cioccolato o cane. No, cibo per cani. Che schifo, raga, ma questi sono impazziti. Ti giuro, state che schifo. Ma ha detto la ragazza. Ma bastardi, ma tutti, ma secondo me hanno bleffato. No, mi è capita la lime. Va bene, continuiamo a assaggiare nel mio video, dai. Poi sì, continuiamo, le mangeremo tutte nel video di mensa. Andate a vedere. Conciamoci la bocca. Con queste patatine a formaggio. Cheddar fries, task di hover back and fries. Insomma, proviamole perché formaggiose. Sì, ma sono puzzoletti, quindi sì. Puzzano. Allora, sono tipo delle sticche, però quelle là gonfiate. Oh vabbè. Queste mi piacciono un sacco. Ma queste secondo me, raga, superano le Pringles, cavolo. Oh, sono un po' buone. Ma poi oleosa e piena di spezie. Sì. Oh vabbè. Però cosa fa? Hanno la consistenza dei puff. Dei puff però più unti. Raga, questi spaccano. Raga, per me questo è 9. 9, superano le Pringles, sono veramente buonissime. Sono veramente buone. Sì. Buono. Giuro che queste dopo ce le finiamo. Queste ce le mangiamo tutte dopo. Delle caramelle frizzose. Che frizzano quando te le metti. Dai, proviamo questo. C'è anche un lecca lecca dentro, non so, non ho capito. Da Pop Dips Strawberry, dovrebbe essere a fragola. Speriamo, qua non c'è il bluff del nostro. No, queste no. Ah, okay. Ma guarda caso, l'ho messa a te quelle puzzolette. Allora, c'è. Cioè... Scusate. Ma perché questa. È strana, raga, è strana. Guarda che YouTube mi blocca, è strana. Ma che ne sai, che è strana? Ti piace? Ma schifo. Non mi piace. Sa solo di zucchero. Schifo. E questo non è mentre lo sbriciolo. Questo è 0. Questo per me è 1. Vai. Ah, questo è bello perché è rosso ed è carino abbinato al mio vestito. Vai, queste devono frizzare. Basta frizza. Questo si vado sì. 3, 2, 1. Oddio, frizzano troppo. Sono acide. Sempre esagerati. Ah, me lo sento anche alle orecchie questo frizzicore. Schifo. Oddio, c'è il macello qua. Mettimi un po' d'acqua che mi sembra di aver mangiato il limone acido. Ti viene di quel freddo addosso, come si fa a pensare che una cosa del genere la mangiano davvero, non per fare la challenge? No, i bambini poi le mangiano queste cose. Tutti anche questo 0. Questi per ultimi, l'avevo detto. Dolci in fondo Oreo. Questi sono degli Oreo nuovi sottili al cioccolato, ragazzi. Ma che ce frega, basta che sto Oreo. Ma io voglio fare una recensione seria. Sono due pacchettini, che carini. Che carini questa cosa che è? Oreo Teens. Gelelli. Dai, che bello. Sono sorelli fratelli. No, questa non si apre il momento routine. No. Raga, ma quanto è bello
bello. Ah, sono tipo, ah, sono schiacciati, sono ammaccati gli Oreo. No, sono sottilissimi, carini. Perché Oreo Teens Chocolate Cream. Io faccio tutto un morso. No, vabbè. Sono per croccantoni. Sono molto delicati. Buoni. Ne mangio un altro perché non ho capito. La bottiglia con la crema a cacao. Lo sai che mi piacciono un sacco? Lo sai che mi piacciono di più degli Oreo classici? Lo sai che è vero? Perché? Allora, gli Oreo classici non mi sgustano, sono buoni. Hanno troppo biscotto che praticamente lo rende secco il biscotto e la crema non si sente proprio. Invece qua, essendo sottile il biscotto, si sente tantissimo la crema e soprattutto sono molto più croccanti. Gli Oreo non sono così croccanti. Buonissimi, ragazzi. E poi c'è il cioccolato invece di quella crema bianca. Buoni. Allora, Oreo Teens batte Oreo Classic 1-0. Io gli do 10. Ragazze, 10 per gli Oreo. Raga, questi Oreo sono... Spaccano. Spaccano. Questi nuovi Oreo spaccano. Top. Quindi questo è tutto, ragazzi, ancora con il cibo nei denti e la felicità nel cuore, perché come mai tutte queste cose, sei troppo felice, adesso ci sfragamiamo tutto. Ma voi volate nel video di Nancy, adesso qua vi lascio il link alla fine, o nel box informazione o comunque nei commenti trovate solamente il commento di tanti snack schifosi. Venite a vedere il continuo perché là daremo il meglio di noi, ci sono ancora tante cose che ci aspettano. Continuiamo di là, dai. Lasciate like al video, ciao.